Più che mai vivace questo Giro d'Italia che vede in testa Simon Yates, il ciclista inglese della Mitchelton Scott, che dopo la quindicesima tappa allunga pericolosamente le distanze rispetto agli avversari più temibili. Nel mondo del ciclismo diverse le immagini divenute storiche. Ricorderete i rivali Coppi e Bartali che si scambiano una borraccia per fronteggiare il caldo asfissiante durante il Tour de France, o il ciclista Ochukov che nel 96 viene fotografato con una fetta di cocomero dopo aver vinto una tappa. Bene, al Giro d'Italia 2018 succede anche che i fotografi accreditati si ritrovino ad immortalare un maratoneta con un ingombrante costume da dinosauro che fa il tifo per i corridori, o peggio ancora che le telecamere aeree riprendano un incitamento colorito per dare la giusta carica ai ciclisti. Continua a rimbalzare sui social infatti il fermo immagine con la scritta su strada «Tenete duro che là in cima c'è la f***a». Certamente avranno pensato gli autori dell'ardito messaggio, piuttosto della solita pacca sulla spalla, meglio motivare i ciclisti con stimoli più interessanti. In realtà sono in molti a sollevare qualche dubbio sulla veridicità dello scatto virale, che potrebbe anche riferirsi a passate edizioni del Giro. Poco importa però, quando si parla di ciclismo, di fatiche, di durissimi allenamenti vale tutto, soprattutto pensare alla ghiotta ricompensa una volta scesi dalle due ruote.